Molto bene ragazzi e ragazzuoli, ci troviamo qui con la nostra cap gamerina. Oggi è domenica, abbiamo mangiato i carciofi, indurati e fritti, buoni. Chi non sapesse che cosa sono indurati e fritti, significa inzuppati, meglio dirlo in italiano perché molti fans purtroppo non sono di Napoli, quindi ovviamente non sanno che cosa stiamo parlando. Siamo tornati sul canale. Buoni, buonissimi. Di Poligamerzone Loading. Qua a giocare a Mario e Sonic ai giochi olimpici del 2012, ovviamente per quanto riguarda l'emulatore Citra. Ragazzi, stiamo parlando di un emulatore per Nintendo 3DS e adesso dobbiamo scegliere se Mario oppure Sonic. Ricordiamoci che i video usciranno alle ore 18 tutti i giorni. Mario o Sonic? Sonic, aria caramella frutta. Sì. Mamma mia ragazzi, non vi fidanzate, che è veramente un guaio fidanzarsi con queste sottospecie di persone. Allora, mi raccomando, dovrai leggere, signora capo gamerina. Sonic e l'episodio fantastico. Non l'abbiamo già fatto questo. Mi ricordavo di sì. Infatti fa vedere che già l'abbiamo fatto, continua. No, torna indietro. Ragazzi, ricordarsi i tasti non è facile. Allora, Y. Continuiamo, vediamo che succede. Ok, qua dopo che hanno vinto. Premiamo start, loro scappano. Perché allora non ha... Guarda, non mi ha... Ah no no, era sbloccato. Il ponte bloccato. Sonic, si aspetta. Finalmente ti ho raggiunto. So che sei elettrizzato per la cerimonia d'apertura, ma non correre così veloce. Capito amore, non devi correre così veloce. Già, è nebbia. Ma che c'è? Che non va? È Tails, sì, è speziosino. Poi già il colore che avevo preso. Ah, è colorata. Ehi, hai ragione, era di un altro colore ieri. Di te caramelle. Forse c'è un'altra macchina da qualche parte. Sai, come quella che hai fermato. Hai capito ragazzi, ci sta ancora un'altra un altro macchinario. Tutti gli... Come? Vuoi cercarla? Ma stiamo andando alla cerimonia d'apertura. Come avete visto c'è un altro macchinario che ha creato un altro tipo di nebbia. Hai ragione, dobbiamo fare qualcosa, proviamo laggiù dove la nebbia è più fitta. Ricordiamoci che rispetto al gioco per Nintendo DS, quindi quelli del 2008, a Pechino, sì, l'avventura è completamente diverso. Lì c'erano delle varie missioni da svolgere, invece qui è proprio come se fosse un giochino all'aria aperta, ma fatto un po' male. Ehi, non è una gara, Sonic, non c'è bisogno di correre così veloce. Che c'è Sonic? Hai visto qualcosa? Cosa avrà mai visto il nostro amico Sonic? Yoshi! Buongiorno, non è passato di tempo. Che fortuna avervi incontrato qui. È un piacere rivederti, ma perché parli di fortuna? È successo qualcosa? In realtà sì, non riesco ad attraversare Tower Bridge. Fammi indovinare, a causa della nebbia? Esatto, non posso abbassare il ponte perché la nebbia è molto fitta. Ricordiamoci che ragazzi, Yoshi dice solo Yoshi, Yoshi. Però ogni volta che lui dice una parola significa tutto quest'altro nella parentesi. Guarda, Yoshi, Yoshi. Mi aiutate a chiedere all'addetto del ponte di abbassarlo? Un po' carino Yoshi. Non credi che sia pericoloso abbassare il ponte se non riesci a vedere? Solo per un attimo di sicuro non sarà un problema se siamo gentili. Dobbiamo diventare gentili, amore, per far sì che il ponte... Ma vuoi mangiarle tutte tu? Non ho capito. Esatto. Piace il ponte o Yoshi? Yoshi. C'è qualcosa... Qualcosa laggiù, sì, mi piace. Oh, c'è Shadow e Silver Blade, ragazzi. Guarda, sono Shadow e Silver. Ehi, Shadow, Silver, venite a darci una mano. La fitta nebbia impedisce loro di abbassare il ponte. Chiediamo di abbassarlo solo per un pochino. Yoshi. C'è due. Avete sentito cosa ha detto Yoshi? Certo che mi hanno sentito. Ci stanno facendo un dispetto.
vogliono combattere. Perché sono i cattivi, non sono. È vero, Shadow. Shadow era cattivo. All'inizio sì, poi dopo diventa buono. Non posso credervi con. Comportate così. Basta, vi sfido in un gioco. E Yoshi che vuole sfidare i suoi nemici in un gioco. Vediamo. Ah, ci sono 4 sfide, ragazzi. Cioè, il 110. Ragazzo, 110 metri, faccio prima io. Allora. Salta, memorizza la sequenza dei pulsanti. Ok, ragazzi, la corsa ostacoli. Dovrebbe andare abbastanza bene, speriamo. A, 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 B, A. Ok, mamma mia, ragazzi. Oh. Vai. No, l'ho mancato, era B. No. Aia, secondo. Non è andata benissimo, ragazzi. Ma la velocità. Infatti mi ha fatto questo. Ragazzi, addirittura si ricorda la nostra Cap Gamerina. Poteva farlo benissimo mentre lei. Però il fatto che lei non si ricordava di essere sopra. Alla situazione. Allora, scegli la sfida, ragazzi. Possiamo sfidarli ancora una volta. Sfida 2. Sì, fai tu 1500 metri. Ti faccio fare 1500 metri. Vediamo un po' come si gioca. Allora, scatta. Muovi di lato. Ok. Pulsante su giù sulla pulsantiera. Allora, ragazzi, 3 minuti ci vogliono più o meno fare questo percorso. Quindi vediamo un attimo. Ma è più comodo giocare qua. I guanti. No. Sinistra, destra. B. A. Ah. Ragazzi, stiamo facendo in due, ricordiamoci. Che è più difficile di quando uno doveva aspettare. Ce l'abbiamo fatta. Prima collaborazione davvero a tuo livello. Non oso immaginare com'era. Com'è difficile svolgere questi posti da solo. Perché? Okay. Sono episodi abbastanza complessi. Possiamo fare anche il terzo e quattro. Io direi di fare scegliere le altre sfide, giusto per vedere. Maratona di 10 km. Mamma mia. 10 km di maratona, ragazzi. Muovi il pad scorrevole a sinistra. In avanti inclina la console. Verso di te accelerando. Un'impresa, insomma. Non sarà per niente facile. Vediamo. Non lo so, ha preso una bibita. Ma io se non c'era il Mario Sport. E ho vinto. Beh. Ok, non ho capito niente onestamente di come si giocava, però dettagli. Non c'era, o c'era il Mario Sonic? C'era. In che senso? Nel gioco Mario Sonic. Sì, c'era questo. Yoshi. E che teneva abilità? Velocità sempre qua. Trampolino elastico. Trampolino elastico. Ah, ma io avrei video. Questo qua pure ci stava nel vecchio, trampolino elastico, mi ricordo. Ah, no, bellissimo questo. Dobbiamo andare a vedere il video, dove li commentiamo. Ok. Come va? Bello questo. Sì, infatti. Ma dove mi pare a Yoshi? Thank you.
2008, quella di Pechino. Siamo arrivati secondi. Bello quello, davvero. Sì, bello. Bellissimo. Peccato per il secondo posto, però. La nostra capo gemellina è arrivata prima. E afferma che lei è più brava di me. Ma certo, sei arrivato secondo. È stato un caso, ragazzi, è stato un caso. Leggi, leggi. La passeggiata. Ok. Bravo, Yoshi. Comunque non è da Shadow e Silver perdere in questo modo. Andiamo a chiedere di abbassare il ponte. Ovviamente dopo sconfitti scompaiono. Ma che succede? Non so di chi non parla. Di nuovo. Anche quelli erano dei soci. Cosa vuol dire di nuovo? Sapete qualcosa che io non so? Tante cose, Josh. Non è proprio così, non abbiamo molti dettagli. Ma ci è successa la stessa cosa ieri sera. Questa foschia si chiama nebbia fantasmagorica e assume l'aspetto delle persone. Interessante, vai avanti. Shadow, non preoccuparti, è quello vero. Pure noi abbiamo appena sistemato un paio di sosia. Chi è? Silver. Ma questo era bravo. No, ragazzi. No, questo non ci sta ancora. Magari non è uscito. Ah, quello era Knuckles. Ma giusto, in tempo per rovinare l'atmosfera dei giochi olimpici. Chi può fare una cosa simile? Sì, lo faranno. Non so se faranno Sonic 4 quando uscirà Silver. Sappiamo solo che un fantasma di nome Bo usava la strana macchina per creare la nebbia. Un fantasma che aziona una macchina. Questa storia si fa sempre più misteriosa. Ci deve essere qualcuno dietro a tutto questo. Se non scopriamo chi è... Si mette qua. Chi è il gioco... Amo, devi leggere tu, Yoshi, mi ricordavo. Se non scopriamo chi è il gioco olimpico, sono in pericolo. Mamma mia, che entusiasmo, veramente, ragazzi. Esatto, come perché stavamo cercando altre macchine qui intorno. Perdiamo tempo se cerchiamo alla cieca. Ci serve un indizio, certo. E quanta gente come ci sta? È riuscito qui. Avete visto? Non ho visto bene, ma sembrava che qualcuno ti schiacciasse accanto. Guarda là. Pensi di poterla scampare, vero? Oh, hai scelto di sfrecciare accanto ai porcospini sbagliati. Forza, Yoshi, sbrighiamoci. Che avranno combinato? Capitolo concluso. Continua. Ovviamente ricordiamoci che si va avanti. Ricordiamoci che queste sono le storie. Adesso c'è la storia di Mario. Mario o facciamo Yoshi? Mario e Tone, ragazzi. Ho sbagliato di nuovo. Vai. Ricordiamoci che al sondaggio tra Mario e Luigi avete preferito Mario. Bravissimi, perché anche io preferisco Mario. Molto deluso. Vai, leggi il migliore. La cara Daisy, vai. C'è molta nebbia stamattina, anche uno strano colore, mi fa venire i brividi. Guardate la principessa Daisy. Ma perché non c'è nessuno? Forse questa nebbia può scappare tutti. Ehi, hey, un momento. L'ho detto in modo maschile. Principessa Daisy, finalmente ti ho trovata. Cos'è questa nebbia? Sai che cosa sta succedendo qui? Stupido. Amo, sono con te, stupida. Leggi. Leggi, i nostri fans ti stanno aspettando. No, sono perplessa quanto te. Dove sono tutti? Come fanno a perdersi una giornata simile? Raga, mi raccomando. Il letto è così soffice che mi sono riaddormentata. Le altre staranno ancora dormendo. Raga, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Guardatela, oh, che pubblicità, vai. L'ho detto già il fatto di Mario. Ah sì, bravi, anche io preferisco Mario. Mario is the number one. Sì, ma mocca sta parlando della principessa. La principessa Peach e Blaze non è da loro perdersi un evento del genere. Ho avuto un'idea. Ho avuto un'idea. Che ne dici se andiamo in giro a chiedere di questa strana nebbia? Ti preoccupa, prima dobbiamo trovare la principessa Peach e Blaze. Non hai tutti i torti. Andiamo a vedere se sono vicino all'entrata del parco. Yeah. Blaze. Sono... No, non ce lo volevo. No. Sono la principessa Peach e Blaze, ce l'avete fatta.
Ma tutti hanno la stessa esperienza. Sì, giustamente, sai, tutti i personaggi. Buongiorno, stiamo venendo a cercare per sapere perché eravate in ritardo. Vi aspettiamo da un'eternità, spero che abbiate una buona scusa. Tutto bene? Stavo scherzando, non c'è bisogno di ignorarlo. Ma per te ha peccato questo cucciolo. Fa niente. Ehi, state alla larga, eh? Un gioco ora? Che cosa state parlando? Intendete una specie di riscaldamento prima dei giochi olimpici? Se è quello che serve per farvi tornare alla normalità, allora va bene. Cazzate, pure di sì. Sì, benissimo, accettiamo la vostra sfida. Ora. Volete calmarvi? Ma non, realmente non hanno detto niente. Brava. Perché si dovrebbero calmare se non hanno detto niente? Ho fatto beach volley. Oppure c'è la slalom canadese. Facciamo prima il beach volley. Io lo rifo. Beach volley lo farà la Cup Gamerina, ragazzi. Premi X. Già l'hai fatto una volta fare un beach volley. X no. Ah. Vedi? Non ci specifichi. Inizia. Ricevi. La palla, stava scritto. Ready. Come si gioca? Go! Io dove sto? Di là. Utilizzi tutte e due. Penso con A. Premi A. B. Che B, hai giocato? Che B? Sì. Perché è B? E così stava scritto. Premia. E non è premuta? Sì. Quando ha premuto A, ragazzi? Da 1 a 10. Ma perché B è per fare il muro, capi? No. Va, va. Ma che ne fa? Ma che succede? Hai fatto un punto. Veramente? Stanno ingrippate, mano a capo e pelle. Match point, andiamo. Ah. Ma forse premo troppo dopo. Troppo presto, Massimo. Troppo presto? Ah. Per ricotta imbuttonata, ragazzi. Ragazzi, bravo. Ragazzi, così si gioca dal 2 a 0 a 3 a 2. Ragazzi, una rimonta davvero da maestro del gioco di Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra. Allora, scegli la sfida perché dobbiamo fare anche la seconda. E la seconda sfida è lo slalom canadese a coppia. Io voglio farlo. Vuole fare sempre lei, ma lei è scarsa, quindi aspetta. Allora, bilanciati e muovi il pad, ok, con X si rema, va bene. Con X rema e dice A. Devi fare così, a destra, a sinistra, destra, a sinistra. Va, va. Premix, premix. Ah, ma che stai combinando? Hai fatto a capovolgere la cosa. Come fa? Ah, devi premere. Guarda, ah, guarda. Sì, ok, sì. Non ci vuole niente. Io. Ma che buffammo. Mamma! E va, Cess! Te due su due, due per coco! Sì! Su due per coco, là ci siamo visti! Ci consiglio di ci mostrare! Addirittura, siamo arrivati due secondi! Ma che per coco lei! Io lo voglio fare! Veramente? Sì, ragazzi, ha vinto! Qua sono troppa forte! Al terzo tentativo ci è riuscito! Troppa forte. Complimenti, Cap Gamerina. Sei veramente unica e insostituibile. Della grazie fatta. Ci combinate. Amo leggere. Fai qualcosa di buono per la nostra comitiva. Vai. Ce l'abbiamo fatta. Siamo andati piuttosto bene in un evento a sorpresa senza preparazione. Principessa Peach Blitz, non siate così delusi. Dico sul serio, che vi prende oggi? Anche loro scompaiono nella fitta nebbia blu. Anzi, viola, rosa. Sono scomparso. Cosa è successo? Principessa Peach, Blaze, dove siete finite? Un momento, siamo in un sogno? Sono sparite nella nebbia, in un puff. L'hai vista anche tu? Pensavo di avere delle allucinazioni. Addirittura. Oh, eccole lì. Una... fatto uno scherzo. Ecco un bordello che fa. Ehi, voi due, cosa fate laggiù? Ci avete fatto uno scherzo, ma non siamo arrabbiati. Ora sbrigatevi, venite qui.
Ma allora quanti ce ne sono? Devo avere le visioni. Davvero? Ma che succede? Perché ci sono tutte quelle? Non lo so. Andiamo via di qui. Stanno cagando sotto. Sono state catturate. Bravo. Che ricotte! Le femmine si sono fatte catturare. Era già in mente che poi non c'erano delle ricottine come Cicina. Tu sei una ricotta. No! Sì, tale quale. Allora, che facciamo? Yoshi giù o Amy? Amy. Amy? Ok. Andiamo a vedere. Peach nei guai. Peach nei guai. Ma che succede? Da dove arrivano tutte queste copie? Sono confusa quanto te. Hai capito, Blaze? So solo che sono socio della prima all'ultima. Blaze. Dei cari Todd. State tutti bene? Sì. Bene, direi di no. Non potevamo combattere contro di te, principessa o Blaze. Cosa stai parlando? Sono delle sosia. In ogni caso ce ne sono troppe. Oh, solo il mio pensiero mi fa girare la testa. È morto. Che è morto? Todd. Mio Todd, per favore riprendetevi. Mio Todd. Non capisco come ci abbiano trovato. Hyde Park è talmente grande. Che cosa vogliono da noi? Basta. Sì, basta così. Questo comportamento è sgarbato e inaccettabile. Hai capito? Cosa state facendo, Todd? Tremate di paura, non serve a niente. Sentite, sosia, lasciate stare la principessa Peach. Per favore. Esatto, brutto imbroglione. E lasciate stare anche Blaze. Oh, non funziona. Pensavano veramente che funzionava chiedendo per favore. È dura fin troppo. Ciao. Ma tu perché non leggi tu, signora Gamerina? Allora, ragazzi, lei mi fa morire. Lei si sente così brava, stupenda, però non legge perché ha paura, ha vergogna, ci hanno circondato. E allora leggi, fai qualcosa di buono. Che cosa facciamo? No, che tu hai una voce più... Ah, io tengo una voce più... No, perché lei si fa stare pure leggere, vai. Ci sfida in un evento? Beh, sembra che non abbiamo molta scelta. Molto bene, allora accettiamo la sfida. 3, 2, 1 e si comincia. Anche qui ci sono quattro sfide molto interessanti. Allora c'è il 100 metri d'orso, tiro con l'arco, Omnium e sfida a... non lo so che cos'è. Vabbè, facciamo sfida 1 e vediamo un attimo quello che succede durante il percorso. Allora, gira e gira in tondo. Con lo stilo bisogna fare, molto bene. Vediamo un attimo una cosa, aspettate ragazzi. Vai, gira, devi fare girare in tondo, va. Devi disegnarlo bene, amo. Devi disegnare il cerchio, amo, se disegniamo il cerchio. Vai. Devi disegnarlo bene. Sei arrivato qua. Mamma mia, ragazzi. No. Allora, questa è la prova, no? No, non è la prova, era la realtà. Facciamo il cerchio? Al contrario? Ma ragazzi, non ci vuole niente. Mamma mia, ragazzi, ma cambiate mestiere. Fate cambiare mestiere al make-up. Differenze, io da quarto ho capito il meccanismo al secondo tentativo. E ho capito subito come recuperare. Infatti non ho fatto un secondo tentativo. Primo tentativo, poi il ritorno. Pure tu hai fatto due tentativi, andate e ritorno, no? Ah, ragazzi, Sangris Popola, cremano e tutti i cremanini. Stai inventando, non l'ho fatto. Tiro con l'arca, vediamo se lo sai fare. Ah, sì, mi piace questo. No, aspetta, no, questo qua. Intanto, quale che feci? Tu lo sapevi, a me, mo, quale che hai fatto tu quando... Che ho vinto, quale ho vinto? All'epoca vincesti. No, mo ho vinto. Ma quando hai vinto? Sì. Prima ho fatto un gioco, prima ho vinto. Vediamo cosa facciamo. Ah, quello della vela. Cioè, scusa, quello della vela. Ah, ti fa utile. Se fa utile. Come si fa? Devi scendere giù, vedo. Dici pure una coppa. Se vedi sopra. E poi devi spostare. Ah, ecco. Ah, c'è il tempo, eh? 3. Ma pesci tipo però. Un punto ha fatto. Incredibile. Ma mi piace perché sei le. Ah, ma tu non sai fare niente. Non è che ti piace. Ma il vento, non lo vedi com'è il vento? Devi andare più a destra, più a sinistra, più a sinistra, più a sinistra.
Oh, zit. Sì. Chi se voglio fare sempre? Sai che sei ultima? Più a destra, più a destra, più a destra. Va, va. Vedo ancora più a destra. Sì. No. 18 punti. Ora sono a 20. La prima sta a 29. Dipende da quando potrai mai vincere. Anche questo, ragazzi, va ripetuto purtroppo. Ragazzi, così si gioca. Guardate che l'urla con la giocattina. Guardate che abilità. Bravo. Ma comunque sono arrivato prima, perché quindi ho fatto 31 punti rispetto ai 20 di Cap Gamerina. Arrivo primo e vinco, vedi? Questa è l'abilità del giocatore. Sì, ma l'ultimo non l'hai fatto. Vabbè, sempre fa vedere l'abilità tecnica del giocatore, ragazzi. Sì, sì. Fa vedere che anche la Cap Gamerina ci riesce a fare meglio del Cap Gamerina. Siamo riutilizzi di Cap Gamerina io. Brava. No, quindi più come mi zifri Ariel. Oh, partita. Non ho capito, ragazzi, qual è questa. Ah, le biciclette. Chi ottiene il punto più veloce? Vabbè. Posto un obiettivo, pulsantiera. Ok, premio. Ah, ok, si fa con il Io voglio farlo. Bisogna premere questi due. Per uno scatto. Proviamo. Non è che ho capito perfettamente. Per avere molti punti servono molti punti. Ma libertana sa tutti i fiorilli zucchino. Un pezzo. Non è stato facile. Io tocca a me. Un punto ottenuto. Io un punto. Ah, è una gara. A vari punti. No, no, non è finita. C'è anche 3 giri bisogna fare. Conviene fare sempre le seconde. Che sei? Ma non è arrivato, ma innanzitutto qua c'è so primo fortissimo. Sì, ma non sei insopportabile quando è così, quindi non vuoi. Oh, basta! Ragazzi, è una criminale. No! Non è più la mia fidanzata. Scusa, bimbo! No, avrei. Non ti amerò mai più. No, l'inferno del giocatore. Non ti amerò mai più, vai. Corri, Blaze, corri, corri, metti il turno. Blaze! Non sei arrivato prima. Sicuro. Ci accontentiamo anche del secondo posto. E il punto è ottenuto. Quindi tutti i primi. No. E che stiamo usando? Che è il quarto? Vai, corri! Vai, primo! Non so, non è che ho capito tantissimo questo minigioco. Perché non sembrava un pedale. No, dico, in base. Cioè, io mi metto sempre davanti a tutto. Perché non mi dovrei mettere davanti a tutto? Io non capisco. Il coso di all'inizio. All'inizio. Cioè, alla fine è come capita. Vabbè, episodio superato. Maschio. Scegli l'altra sfida. Ci conviene fare tutte le sfide. Qua addirittura ce ne sono 3 da fare. C'è il trave. Mantieni. Ah, questo devi inclinarlo. Devi inclinare il. Cioè, questo devi inclinarlo. Vediamo. Devi inclinare questo. Go! Non dico. Non lo so. Non muore. Vediamo, ragazzi, questo forse non lo possiamo fare. Perché non teniamo l'inclinazione al joystick.
No. Non possiamo inclinare, no? Questo dobbiamo vedere un po' come fatto che fa. Ok ragazzi, io sono arrivato primo. Ovviamente è inutile far vedere, sono primo, li ho seminati tutti. Ci sono tre percorsi, forse l'inclinazione non la possiamo dare, forse. Quindi forse sì, con il mio gioco là penso non si può fare. Non so se l'emulatore Citra magari può permettere di fare tutto ciò, ma credo fortemente di no. Ah, e poi c'è di nuovo. No, amore, se perdiamo dobbiamo riprendere tutto. No, questo lo so fare io. Ma cosa? Ti prego. Ma prima, ho capito, il vento in direzione opposta. Ragazzi, non ce la riusciremo mai. Allora, poi il vento tira verso destra, quindi devo buttare qua, giusto? Allora sei intelligente pure tu. Però loro hanno passato prima. C'è uno che ha fatto 10. Che hai fatto? Mamma ripetere tutto cosa. E quello è arrivato primo. Ciao. Ma come sei? Tu sei a 10 punti. Dai, ma che due rotture. Molto bene ragazzi, ho fatto comunque primo posto, quindi tutto a posto. È andato bene. E sono più contenti. Abbiamo sconfitto tutti. Urrà! Un fenomeno, Blaze! Tutti contenti adesso. Che è successo? Mi sembra di vedere qualcuno laggiù. È la principessa Daisy. C'è Amy con lei. Oh no, sono svenute. Andiamo ad aiutarle. Oh. Ma non è tutto, l'hanno battuta. Principessa Daisy. Amy, state bene. Ma l'hanno accircata e l'hanno battuta proprio. Oh, dove mi trovo? Quando mi ricordo che scappavamo da qualcosa poi. Oh, sono contenta che state bene. Già, eravamo davvero preoccupate. Cosa è successo? Che è successo? Principessa Peach, stai lontana da me. Blaze, calmatevi. Siamo quelle vere, ma immagino che la sosia vi abbiano spaventate. Abbiamo giocato contro di voi, ma non eravate davvero voi. Dopo che abbiamo vinto, le vostre sosie si sono sparite, ma tante altre ci sono hanno... Sono sparite. Leggi tu, sono sparite. E piangono. 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 Ragazzi, io non la sopporto più. Do io a qualcuno 10 euro se se la prende. 10 euro e ve la regalo, ragazzi. La volete? 10 euro. Vi do anche 10 euro tra lei. Guardate che guadagno. Le socie sono sparite come se fossero fatte di nebbia. È proprio quello che è successo a noi. Ma com'è possibile dissolversi nell'aria in questo modo? Non riesco proprio a venire a capo di tutto questo. Cosa sta succedendo? Gente, ho qualcosa da dire. Ogni tanto parla un tonto. Oh cielo, Todd, che succede? Mentre venivo qui stamattina ho visto qualcuno all'area sospetta. Vuoi dire che oltre alle nostre sosia... Vuoi dire oltre alle nostre sosia? Leggi tu, prego. No. Si sembrava un pipistrello bianco. Hai mai visto un pipistrello bianco tu? No, bacia a me. Sembrerebbe essere... Dovremmo indagare sulla faccenda. Dove hai visto il pipistrello? Da questa parte, seguitemi. No, non ho ancora fatto colazione. E credo proprio che sarà una giornata frenetica. Vero, anch'io ho fame. Aspetta, è finito. Ah, ok. Qual è il problema? Diamoci una mossa. Va bene, va bene. Andiamo in giro. Sì, me la sono inventata. Perché lei ha fatto così veloce che non sono riuscito a cogliere l'attimo. Carpe diem. Ciao. Grazie a tutti per la visione, ragazzi. Pure la nostra capogamerina a questo gioco gioca tanto per... No. Sì, è così scarsa che è proprio scarsa della scarsità. Ciao. Grazie a tutti per la visione e alla prossima. Non mancate.